momento in cui partire in ritardo da casa non è poi così male, soprattutto quando si è al volante di acceleratori spazio-temporali come questa Porsche 718 Spyder, 420 cavalli, 7600 giri, cambio manuale, macchina fantastica che non solo ti permette di recuperare il tempo perso per chi è sempre in ritardo come me, ma anche ti fa venire voglia di sbagliare strada. Eh sì, lo ammetto, sono stato un po' birichino perché per andare a Voe Euganeo, vi dice nulla, è uno dei paesi da cui è partito il coronavirus in Italia assieme a Codogno, avevo delle strade decisamente più veloci rispetto a questa mitica dorsale iberica, e molti di voi la conoscono e molti di voi sanno o immaginano quanto bello può essere guidare una strada così con una macchina come questa. Sì, perché pesa 1420 kg, a 420 cavalli, 7600 giri, spara il suo contagiri fino a 8000, ma soprattutto un telaio delle sospensioni che lavorano super benissimo. Con questo acceleratore spazio-temporale, come l'ho definito prima, cercheremo di accelerare spazio-temporalmente il tempo perso, quello che abbiamo perso con il coronavirus, tempo che chiaramente nessuno ci restituirà, tempo che ci ha tolto ad esempio anche il cinema, iniziativa che questa sera Porsche Italia attraverso, questa sera Porsche Padova attraverso anche il contributo di Porsche Italia farà a Villa Contarini a Voe Vecchio, una location fantastica per un'iniziativa sicuramente molto bella che è aperta a tutti i clienti Porsche, ma è aperta anche ai clienti con delle auto non della casa di Zuffenhausen. Basta spendere 6 euro che verrà interamente devoluto a Città della Speranza, Onlus padovana, che si impegna nella ricerca contro i mielomi e altre malattie devastanti dei bambini e dei ragazzi in età adolescenziale. Dai, andiamo a Voe Vecchio e andiamo a goderci lo spettacolo di Italian Job da questa 718 Spyder. Super! È talmente carina che piace anche il cagnolino lì dietro. Scappando, vabbè. Magari gli fa un po' paura il rumore, però con questo tramonto mi è venuta voglia di scappottarla e adesso lo facciamo, tanto si fa presto. In realtà l'operazione è un po' manuale perché c'è un forte legame di questa macchina con la meccanica. Bisogna tirare questa leva e si apre, lo vedete, il gancetto, si apre anche parte del portellone posteriore e poi bisogna iniziare a fare tutta un'operazione a mano, che è quella di premere questo tastino, se non ricordo male, vado a memoria perché è una cosa che avevo fatto un po' di tempo fa e la sto cercando di ripetere. Bisogna infilare questo qui dentro andando ad intercettare il triangolino e poi bisogna rifare la stessa operazione anche di qua. Ce la faremo? Sì, andando ad intercettare il triangolino anche da questa parte, vediamo se ce la facciamo. Sì, fatto. Adesso teoricamente basta aprire il portellone, guarda che robetta, e poi si abbassa la cappotta a mano, operazione da un minuto anche da solo, come avete visto. E questa è molto carina come cosa perché ti fa toccare con mano quella che è la meccanica speciale di questa 911, anzi di questa 718 Spyder, 911, anche lei la versione Speedster, Spyder. Eccola qui, chiusa, bella, no? Sta bene. È molto bella anche da aperta, chiaramente adesso bisogna chiudere anche i coperchietti, eccoli qui, uno di qua e poi chiudiamo anche l'altro. Fari chiaramente full LED, bella l'aerodinamica qui sotto che è di derivazione GT4, manco a dirlo, ci sono i freni carboceramici con la pinza Porsche a 6 pistoncini e anche dietro c'è il suo bel alettoncino che va a corredare una zona posteriore con i due scarichi che sono tutto un programma. Dai, andiamo al cinema perché comunque sono arrivato giusto. Chissà come mai. Allora, siamo arrivati, eccoci qui, Porsche Padova. Sì, sì, direi proprio che siamo arrivati. Villa Contarini, Serbelloni, Mazzati, Vendel Mare. Eccola qui, che meraviglia. Entriamo e vediamo dove ci fanno parcheggiare la nostra Porsche. Ok, procedono giustamente con la misurazione. Perfetto. A quanto viaggio? 35,3. Vedi, sono sempre un rettile, io non passo mai 36, incredibile. Allora, non so se è un bene o un male questa cosa. Allora, a tutti viene dato un... cosa sono? Come si chiamano? Ticket. Dei ticket, che in realtà sono dei gettoncini attraverso i quali potete prendere una bevanda e una cosa da mangiare. Figata, no?
chiaramente chi prima arriva meglio alloggia. Allora, le macchine sono messe in tipo griglia di partenza della Porsche Carrera Cup. Non è male come idea, carina. Con il segnetto, questa è dritta, ma in realtà secondo me gli converrebbe metterla storta, perché sennò fa fatica, non vede niente. Si vede che non è pulitissima. Non è pulitissima? No. Ma quante volte al giorno la lava lei la macchina? Ma mai. Ah, mai, era giusto, bisognava lavarla anche per venire. Anche perché è sempre in garage. Bravo, complimenti, molto bella. Grazie. C'è una sfida in corso. Perché ti chiami? Alex. Alex non crede che la macchina si possa chiudere in meno di un minuto. In meno di un minuto. Adesso tu tieni la telecamera. La tieni. Anzi, okay. Lo facciamo tenere la tua fidanzata. La tua signora. Fantastica, tienila così, guarda. Forse si vede anche dentro. Ok. Cronometra. Dimmi quando avvio. Vai. Vado. Però ci ho messo 58-87, non è tarocco? Hai verificato? Confermo, confermo. È la prima e l'unica volta che una 718 Spider va più veloce un GT3. Sono arrivato prima, sono prima in griglia. Infatti è un po' invidioso. Invidioso. Per però è una bella posizione, mi sa che vedi bene. L'ho messo centrale a posto. Brava. Ed eccolo qui lo slogan: uniti per ripartire. Con tutte le macchine, non solo con le Porsche, anche con le Porsche, quelle un pochino più speciali delle altre, come questa Taycan Turbo in questo colore bianco che ricorda un po' le Turbo S, macchina sicuramente molto particolare per quanto riguarda l'estetica, per quanto riguarda chiaramente la componente meccanica che fa parte del suo essere, quindi due motori elettrici con in questo caso 680 cavalli, la Turbo S se non ricordo male è una 761, comunque sempre mostruosa. E comunque continuano ad arrivarne qua di Porscini, c'è anche questo targhino, guardate che bellino che è, che meraviglia. Stupenda la targa, nasceva come cabrio per l'America, perché aveva il roll bar, in America non omologavano le cabrio se non avevano il roll bar, quindi Porsche si è fatta furba, ha fatto la 911 targa con roll barrino e col tetto, anche con il, questa è già una seconda serie perché ha l'1.8 in cristallo, la primissima serie aveva un 1.8 di tela, bellissime tutte e due. Io vedo che bevi birra con nonchalance e mi stavo tra l'altro chiedendo se questa RS è vera o meno. È vera. È vera. È vera. Fantastica, è vera. Figata. Pazzesca. Figata super, pazzesca. Super, ma da quanto super. Ce l'hai? Questa ce l'ho da 7 anni. 7 anni? Sì. Macchina bellissima, ogni quanto la usi per venire al cinema? Non e basta. No, insomma. Anche in altre occasioni, però non tantissime effettivamente. Molto bella, tra l'altro, vabbè, non... andate a vedere quanto vale questo ferro. Molto. Quindi bisogna anche tenerla chiaramente con un. Esatto. Pagherà qualche milione di euro di assicurazione all'anno. Sì, chiudo il valore della macchina, però per essere tranquillo. Bravo, comunque molti complimenti, vettura bellissima. Chiaramente è uno dei pezzi più iconici del mondo Porsche. Del mondo Porsche, sicuramente, sia per quanto riguarda l'estetica, ma anche per quanto riguarda l'evoluzione poi meccanica che c'è motore, stata. Il rumore, tutto quanto. Una vera Porsche. Una vera Porsche. Porsche. Dimmi la verità, un maggiolino truccato. Questo sì, se sei alti da tutta la. No, stai mangiando che ti vedo ingolosito. Allora, mi dai due fortune, due ribattezze, faccio una patata. È buono? Molto buono. Molto buono. Poi ci sono anche i cicchettini veneti. Le Sardin Sour. Sardin Sour sono il numero uno, bravissimo. Sardin Sour, il baccalà manzancone Sour e il baccalà mantecato. Ma cos'è il Sour? Perché qui questo qua è un video che va in Italia, la gente non lo sa. Cos'è il Sour? Il Sour è una preparazione, era applicato un metodo di mantenimento del pesce una volta quando non c'erano i frigoriferi, e quindi per renderlo ancora edibile nel tempo si cuoceva praticamente con la cipolla e con l'aceto. È la cosa più buona del mondo. Alessio Morini, direttore di Porsche Padova, buongiorno, anzi buonasera. Buonasera. Buonasera, siamo in un posto bellissimo, Villa Contarini, a Vo, non a caso. Non a caso Voganeo, siamo qui dove un po' tutto si è fermato prima del lockdown e da qui ripartiamo con la prima attività in cui ci sono tante Porsche che tornano fuori in una serata di divertimento al cinema. Allora, stessa iniziativa è stata fatta a Monza, è stata fatta anche a Milano, la replicate adesso appunto qui a Vo, un comune che è stato molto colpito dal coronavirus, c'è stato ovviamente anche a Codogno, sono stati in tantissimi comuni italiani, però è un messaggio molto importante quello appunto di ripartire da qui con un cinema che è ancora chiuso realmente, se andiamo al cinema vero, ma attraverso le Porsche. È aperto, sì, il format è quello del drive-in che abbiamo utilizzato anche a Monza addirittura nell'autodromo, perché l'autodromo è certo. Anche quello con i motori spenti ed ha avuto molto successo, ma certo. Quando abbiamo pensato a Monza abbiamo pensato anche a Vo, abbiamo pensato anche
a quello che è vicino al centro Porsche Padova, certo. E per dare un segnale qui ripartire con la formula del drive-in, una formula che è più americana ma che ci consente di uscire in un modo diverso, innovativo, mantenendo la sicurezza e le distanze, il famoso metro. Serata per tenere il contatto con i clienti, magari per mostrargli la nuova Taycan, ma anche serate che non sono aperte solamente ai clienti Porsche ma anche al pubblico, a tutti gli amici dei Colligani, agli abitanti di Vaux che sono stati colpiti e si sono trovati improvvisamente famosi prima in tutta Italia e in tutto il mondo, certo. Abbiamo voluto offrire qualche serata di svago. In tutto sono 7, 4 aperte a chiunque, quindi per possessori di qualsiasi auto, e 3, a cominciare da stasera, che è la prima sera, solo per i clienti possessori Porsche. Molto bene, ti ringrazio. Grazie. Complimenti per l'iniziativa. Grazie. Non poteva mancare in questa serata ovviamente la 911 Turbo S da 650 cavalli, eccola qui, mostruosa, proprio nella giornata in cui è stato ufficializzato l'arrivo della Turbo Standard da 580, questa sera qui al cinema ci fanno così gustare il saporino della Turbo S. Molto bella, la prima volta che la vedo dal vivo, con dettagli aerodinamici dedicati, ovviamente attivi, con dei LED nuovi, belli come sono fatti, molto carino lo sviluppo interno di questo LED. E poi mi piace moltissimo, certo, il faro tipo 911 che riprende un po' la storia ovviamente del modello. I cerchi sono fantastici, sono gommati Goodyear Eagle F1, vedi che anche Goodyear ha cominciato a fare il primo equipaggiamento, vedo una pinza di 10 pistoncini, vedo un carboceramico giustissimo, ma soprattutto vedo un monodado qui fantastico, con un cerchio che ha una forma un po' arrotondata nelle razze, fatte a U, anzi a YU, esiste la YU, se non esiste la inventiamo adesso, però sta molto bene, vediamo la misura, eccola qui, 315, 30, 21, beh, tanta roba, bella la presa d'aria, qui dietro per l'intercooler, molto carina come è fatta. Bello anche l'interno, chiaramente che riprende quello della 911 con il del 911 992 con le due linee orizzontali che corrono a tutta ampiezza e il tunnel centrale con il moncherino qui che funge chiaramente da selettore del cambio. Bella, cabrio, in questo caso col suo lettoncino che serve a schiacciarla a terra con l'aumentare della velocità. GT3, turbone, RS e villone, fantastico, sono al top, veramente al top. Intanto il film dei Italian Job è iniziato, ero lì, ma io vado ancora in giro a curiosare e vado anche a mangiare una pizza. Papà è andato al lavoro in barca. Ho anche cambiato macchina, mi dovete dire che macchina è questa. Com'è facile. Molto facile. Molto bene, serata al cinema super terminata, tra l'altro è appena iniziato a piovere. Sono stati fortunati, siamo riusciti a vederci il film Italian Job divertendoci, in amicizia, abbiamo conosciuto delle persone, abbiamo mangiato una pizza. Insomma è stato anche un evento divertente. Adesso riprendo la mia 718 Spider, me ne vado a casa e vado a farmi una bella dormita. Però una bella iniziativa in un paese che ha sofferto molto, Vaux, e che fortunatamente adesso sta ricominciando a vivere anche grazie a iniziative come queste. Mi raccomando, nei prossimi giorni, se non avete niente da fare, siete in Veneto, siete in Guinzona, potete comprarvi il biglietto, costa 6 euro, costa pochissimo, viene donato tutto a Città della Speranza. C'è il link in firma qui sotto in descrizione, quindi se volete venite, vi vedete un bel film, c'è la programmazione anche sotto sempre in descrizione, e scegliete il film che preferite, venite a vederlo con la vostra fidanzata, con i vostri amici, con chi volete. Ciao e a presto.